scendono uno ad uno, molto lentamente, accolti cordialmente da uomini della Croce Rossa e della polizia. 27 ragazzi, anzi 26 ragazzi e una ragazza, che erano a bordo della Diciotti, ferma da 3 giorni nel porto di Catania. Sorrisi, stanchezza, smarrimento. Sono le 11 di ieri sera. Per loro in qualche modo è finita la traversata del Mediterraneo. Più lunga e complicata del previsto, perché a mettersi di traverso, oltre alle onde da cui li ha strappati settimana scorsa la nave della nostra guardia costiera, ci si è messo ancora una volta il governo italiano, come già accaduto più volte in quest'estate. Il copione è collaudato. Impedire il soccorso alle navi delle ONG, consentirlo, senza farlo sapere, a quelle della guardia costiera, ma poi tenerle per qualche giorno al largo, in alto mare, quindi farle arrivare in un porto italiano ma senza far sbarcare nessuno, mentre si contratta con l'Europa una sistemazione per i malcapitati di turno. Il regista delle operazioni è il ministro dell'Interno, che sommerge con un diluvio di parole qualunque altra voce. Anche la decisione di far sbarcare i minori non accompagnati è sua. L'ha fatta passare come uno strappo alla regola, un gesto magnanimo, dentro un interminabile comizio ieri sera su Facebook in cui ha parlato a ruota libera, sfidando la procura di Agrigento che indaga per sequestro di persona. «Sono qua, venite a prendermi!» e il Presidente della Repubblica, che un mese fa era intervenuto per sbloccare una situazione identica, irridendo gli avversari e strizzando l'occhio ai suoi seguaci. Stamattina Salvini, sempre più inebriato dagli indici di gradimento, ha ripreso imperterrito a martellare i suoi slogan. Intanto 150 migranti, la maggior parte dei quali provenienti dall'Eritrea, restano confinati sulla Diciotti. La diocesi di Catania in una nota ha chiesto che vengano sbarcati. A confortarli ieri sera ci hanno provato alcuni cittadini arrivati al porto per protestare contro il modo con cui vengono trattati e offrire loro un arancino, la specialità di una terra capace di accogliere.